sì, ma quanto sono belle, sì, le mie mastropagelle, mentre quelle del Carlino ci fanno a tutti un bel... Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora, mastropagelle qui sul tetto di Milano di Inter Sampdoria. Handanovic, voto 6. Allora, sul primo gol Handanovic, sul primo e unico tiro in porta di tutta la Sampdoria, Handanovic, poveretto, io direi che è assolutamente incolpevole. Per il resto, la partita di Handanovic è stata da spettatore, brioche, cappuccino, due chiacchiere col quarto uomo, due chiacchiere con il guardaline e basta, perché non ha fatto un cazzo. Voto 6. Skriniar, voto 6 e mezzo. Buonissima partita, sta tornando a dei livelli che mi piacciono. Ieri Skriniar sontuoso, direi, probabilmente il migliore dei tre della difesa dell'Inter. Mi è piaciuto un sacco, non ha sbagliato quasi niente. Il più sicuro del trio di difesa, 6 e mezzo. De Vrij, devo dare un'insufficienza a De Vrij, ragazzi. Cioè, io che do un'insufficienza a De Vrij è un evento planetario. Solo nel 2020 poteva prendere un'insufficienza De Vrij. Sapete che De Vrij io lo reputo, soprattutto da quando siamo passati a 3, il migliore della nostra difesa, però purtroppo ieri ha macchiato una prestazione assolutamente da 6 con quella disattenzione, mentre nel frattempo, vedete, hanno sentito che ho dato un'insufficienza a De Vrij e sta arrivando l'ambulanza, perché qui a Milano se dai un'insufficienza De Vrij arriva subito l'ambulanza. Sono qua. Vabbè, insomma, è andato dritto, però qui a Milano se dai un'insufficienza De Vrij arriva l'ambulanza. Però ha macchiato la sua prestazione, che era ampiamente da 6, rimettendo in piedi una partita che era veramente senza discussioni, perché l'Inter vinceva già 2-0, la partita poteva stare anche 3-4-0, avevamo il 157% di possesso palla. Ha macchiato una partita con questo episodio, però ci può stare, è umano. 2 insufficienze, 3 insufficienze all'anno le può prendere anche il buon Stefanino, quindi 5 e mezzo. Bastoni 6. Devo ammettere che ieri durante la live reaction sono stato un po' troppo critico con Bastoni, poi ho riguardato bene il gol che ha preso l'Inter. E è vero che Nino D'Angelo, quello che si è fatto i capelli con la padella, gli arriva da dietro all'improvviso in questa azione un po' flipperistica, dove il tipo della Samp ci dà di testa, prende la traversa, quello di Nino D'Angelo se la trova quasi sui piedi e fa gol. Poteva forse essere leggermente più reattivo, ma era difficile. Comunque una buona partita dove spesso e volentieri ha anche impostato, e questo ragazzo ne ha di personalità, e lo dico sempre, e delle volte magari deve smaliziarsi un po' di più in altre piccole cose, però quelle sono cose che arrivano col tempo. Voto 6. Tonino Candreva, detto Gomgel. Quanto gli diamo? Tonino, scusami, io ti volevo dare 7. Ma siccome che tutti dicono che io, che sei il mio cocco, che io ho sempre un occhio di riguardo per te e tutto, ti voglio dare 6 e mezzo. Ti voglio dare 6 e mezzo, che va bene lo stesso. L'unica cosa che ogni tanto Tonino tenta pochettino di fare troppo è strafare. Ma anche ieri è partito in tromba. La prima mezz'ora veramente bene, bene, bene. Assist in tutte le azioni che partivano sempre dalla destra, dove abbiamo giocato molto più che dalla parte sinistra, c'è il suo zampino. Poi i criticoni diranno: ma non sa fare questo, ma ha sbagliato un passaggio. Nell'Inter adesso gioca lui, perché da quella parte è il più forte. Se poi l'Inter ogni volta che deve comprare uno da far giocare a destra è più scarso, tipo Lazzaro, e lo dobbiamo dare via, non è colpa di Candreva. Non lamentatevi di Candreva, che anche oggi dopo Napoli ha fatto un'altra partita da 6 e mezzo. Barella, a Speedy Pizza gli do 6. Grandissima partita di grande voglia, come sempre, però ancora ha le gambe che non girano, secondo me, i ritmi giusti, e questo è motivo della preparazione probabilmente. Corre tantissimo, ma ogni tanto corre un pochettino a vuoto Speedy Pizza, però ha menato tanto, ne ha prese anche tante, quindi gli do un 6, tranquillo. Gagliardini, detto l'eleganza, ribattezzato ieri sera nella live reaction l'eleganza, perché voi lo vedete, mi ricorda Thiago Motta,
con le dovute proporzioni, nel senso che è fisicato come Thiago Motta. Quando ha la palla tra i piedi lo vedete che esce a centrocampo tutto impettito, testa alta alla Thiago Motta, poi però vabbè, insomma, il resto non è proprio come Thiago Motta. Ieri sarebbe stato anche da 6 Gagliardini, dico la verità, perché non ha fatto niente di eccezionale, ma il 6 se lo sarebbe anche portato a casa. Se non avesse fatto due mezze cagate, soprattutto una, Gaglia, si potranno fare i colpi di tacco dal limite dell'area, che hai perso un pallone lì che sanguina ancora, è ancora sanguinante quel pallone? Vabbè, 5,5 Gagliardini, Young 6, un Candreva meno appariscente, nel senso che dalla parte di Young abbiamo giocato molti meno palloni, si è fatto vedere di meno, però cappelle non ne ha fatte, soprattutto in fase difensiva è molto diligente Young, è molto attento, non a caso gioca lui e non gioca Biraghi, che è molto più farraginoso e molto più fumoso. Quindi Forever Young si porta a casa 6, il pianista della regina Eriksen 7, la luce dell'Inter di ieri, classe allo stato puro, passaggi di prima ovunque, nei gol c'è sempre il suo zampino. Cosa dobbiamo dire? A questo punto mi viene da pensare che se quando è arrivato non giocava, doveva per forza essere perché non era in condizione fisica ottimale, perché in un Inter così, un giocatore così, non può non giocare. Eriksen assolutamente voto 7. Lukaku, Romelone Lukaku 6,5, 24esimo gol stagionale, ma ci sarà ancora chi dice che ha sbagliato uno stop al 27esimo, che si è mangiato un gol di troppo, ci sarà sempre chi gli farà i conti in tasca, ma i conti dicono 24esimo gol stagionale. Mi aspettavo di meno da lui dall'inizio, nel senso che lui è un giocatore massiccio, un giocatore potente, è uno degli ultimi a entrare in forma, è uno di quelli che ha bisogno di più tempo per entrare in forma, però intanto secondo me a Napoli ha fatto una partita non eccelsa, però poteva andare peggio. Ieri ha fatto gol, ha avuto altre due occasioni, poteva farne 3 perché 2 se li ha mangiati, però c'era. Sono fiducioso, sono contento, ripeto, mi aspettavo peggio. Voto 6,5, Lautaro voto 6,5. Ieri è tornato un buonissimo Lautaro, anche lui sempre nel vivo dell'azione, anche lui nel vivo dell'azione nei due gol dell'Inter, grinta, voglia, con la testa c'era, non come a Napoli dove la testa sembrava proprio tutta da un'altra parte. Se le voci di mercato delle volte influiscono o non influiscono, non lo so, è umano anche lui, quindi delle volte magari potranno anche influire, ma ieri mi è piaciuto, voto 6,5. Veniamo ai panchinari, Moses 5,5. Moses ieri ci ha fatto capire, ragazzi, perché gioca sempre Candreva. Moses ieri è entrato, io dal punto di vista dell'impegno, la gazzella, gli posso dare anche 7. Ha corso veramente come un cavallo per tutta la fascia, per i minuti che è rimasto in campo, però veramente molto fumoso e nel momento del dunque non riesce mai a fare una giocata che potesse diventare pericolosa. Ha avuto l'occasione di tirare in porta, vabbè, non ti chiedo di far gol, ma almeno prendi in porta. Insomma, non gli voglio dare un'insufficienza grave, perché 5,5 non è un'insufficienza grave, però sarebbe 7 per l'impegno, ma per il resto, figlio mio, 5,5. Biraghi 5,5, anche lui una partita alla Moses, è entrato, ci ha messo tantissimo impegno, però anche lui è uno che fa sempre una gran fatica a fare qualcosa di decisivo, farraginoso, 5,5. Borja Valero 6, è entrato quando l'Inter era già un po' sulle gambe, nonostante avesse la partita in mano, non ha fatto cappelle, ha tenuto la palla abbastanza bene, l'ha fatta girare abbastanza bene, niente di trascendentale, 6. Sanchez sarebbe quasi da senza voto, ma gli voglio dare 6, perché non è facile entrare sempre gli ultimi minuti, anche lui è stato un po' farraginoso, si è guadagnato un paio di falli importanti nel momento in cui la partita era quasi finita e dovevamo tenere il pallone, 6 più che altro di stima e di affetto. Conte 6,5, ha vinto una partita importante. Non era facile ripresentarsi in campionato dopo questa lunga pausa. Chi vince ha sempre ragione. L'Inter per 60-65 minuti mi è piaciuta. Io, Antonio, quando hai detto dobbiamo ammazzare sportivamente gli avversari a fine partita
oppure quando ti hanno inquadrato che a fine partita stavi dicendo è la vita, urlavi è la vita su ogni pallone, a me quando fai così mi gasi un sacco. Però tu sei uno che mi gasa quando l'Inter vince e mi fa incazzare delle volte quando non vinciamo, perché tendi un pochettino a piangere. Cerca di essere sempre il condottiero che sei, anche quando non si vince, perché così mi piaci. Nell'altra versione un pochino di meno. Iscrivetevi al canale YouTube, clic clic clic, seguitemi su Instagram, clic clic clic, like la pagina Facebook. Ci vediamo giovedì al processo di Biscardi, perché ancora per il momento non mi hanno cacciato, e poi come sempre fate quel cazzo che vi pare. Ciao.